Hi everyone e benvenuti in questo nuovo video tutorial Clip Studio Paint. Oggi concludiamo il percorso iniziato nei video precedenti su come utilizzare le gomme. Or dunque, non perdiamo altro tempo e cominciamo! Torniamo a questa versione dei fatti qui e ultimissima cosa. Volendo, usiamo lo sfondo colorato, io potrei fare anche questa cosa qui. Se è vero che il pennino col colore bianco lascia le linee, lascia comunque la sua impronta in questa vita, è vero anche che noi potremmo fare così. Prendere, sempre col pennino normale, il non colore, cioè questo coso qui. Tasto scorciatoia X mi pare. No, X ti manda solo a quello sotto e a quello sopra. Lo creerò. E vi farò un video tutorial su come crearlo. Detto ciò, se noi prendiamo il non colore e il pennino, e andiamo qui, ta-dan, ci fa da gomma, però ci elimina anche la griglia, quindi lo posso sistemare, perché anche se selezionassi qui e poi facessi pennino, perché stiamo mostrando il pennino col non colore, la mia griglia ormai è andata, vabbè. Ora, qual è la comodità di avere una, diciamo, pennino gomma anziché utilizzare, diciamo, il pennino col non colore? La cosa è molto semplice, che la pennino gomma ce l'avete lì e boom, tasto scorciatoia e fate in fretta, mentre il pennino, soprattutto se state magari inchiostrando o colorando, cosa succede? Ogni volta dovete ricordarvi di prendere il colore, colorare quello che stavate colorando, diciamo sulla griglia, colorare quello che stavate colorando, e poi se dovesse essere che volete sistemare di rifare, ricordarvi di prendere il non colore. E quindi ogni volta dovete ricordarvi che è necessario, ecco, fare questo movimento qui proprio. O se preferite, proviamo con un brush. Soft, ecco, uno fa tutta la sua, anche troppo poco, ok, vedete, uno fa tutta la sua cosa, poi vai lì e continua con il suo chiaroscuro, ma deve ricordarsi di fare questo momento qua. Vero è anche che in questo momento sto lavorando nell'angolino e torna molto utile, però uno dice nel dubbio, io mi creo direttamente la mia gomma e ce l'ho lì. Stessa cosa per il brush. Se noi volessimo creare un brush gomma, andiamo su impostazioni, ink, e cambiamo questa opzione qua. Ora, io non tocco niente perché i brush li adoro, ci manca solo che li sdorbio in qualche modo non meglio definito. Wow, qui si sta illuminando di immenso. Ok, detto ciò, fatto da non dimenticare è quello che noi attualmente abbiamo lavorato sulla griglia rasterizzata, ma non dimentichiamoci che c'è anche la griglia vettore. E cosa succede nel caso in cui noi provassimo ad utilizzare il nostro pratico gomma pennino sulla griglia vettore? Andiamola a scoprire. Ta-da! Ci fa questa lineetta qui. Nick. Ok. E questo vuol dire, abbiamo visto nei video precedenti, che vuol dire
non è attiva l'opzione Vector Eraser. E quindi cosa facciamo? Beh, andiamo ad attivarla. Noi adesso siamo sul menu Object, quindi ci basta schiacciare E per scoprire che non c'è. E quindi cosa facciamo? Se l'opzione non è qui, ovviamente non è sparita per sempre nella nostra vita, non tornerà mai più. Semplicemente è all'interno del submenu. E noi cosa facciamo? Beh, ce la andiamo a cercare, signori, che dire? Stiamo cercando il vector eraser. Dove sarà? Dove sarà? Come sarà il prossimo villaggio? Dove andrò? Sara Quam. Ecco qui l'opzione che stavamo cercando. Quindi cosa facciamo? La attiviamo. Così l'abbiamo nel nostro menu qua sotto. E già che ci siamo, nascondiamo cose che a me non interessano al momento avere nel menu a portata di mano, insomma, tipo... Ah, allora, 1, 2, 3. E 4 possono anche andare a casa. Ok. Menu, subtool menu più pulito. Molto bene. Chiudiamo. Attiviamo il vector eraser e... Ah, stavolta è un taglionetto. Qui un po' meno, ma perché la gomma finisce a punta. Vabbè. Se facciamo così, il problema non si pone. Se facciamo così... Vai, ragazza. Ok, e con quest'ultimo atto di esaurimento più o meno contagioso, non lo so, ditemelo voi, io termino il mio percorso sulle gobbe. Anzi, questo non lo elimino, questo lo prendo e lo sposto amorevolmente qui. Bellissimo il fatto che se lo spostiamo lì, non si vede. Ma perché non si vede? Perché noi stiamo lavorando sulla griglia vettore. In teoria, se lo spostassimo ora, non so se oggettivamente si possa fare, penso di no, più che altro perché questo livello è un livello normale, mentre questo livello è un livello vettore. Se lo spostassimo, qua sotto si vedrebbe. Invece qui rimane invisibile a occhi terzi. Se noi facciamo così, rimane comunque invisibile. Se noi invece lo prendiamo e lo mettiamo sulla griglia. Wow! Le scopro piano piano queste cose insieme a voi, l'ho già detto e lo ripeto, ma è troppo divertente. Va bene. Ok, quindi, sì, mo ti lascio lì e chi se ne importa. Mettiamo anche lo sfondo bianco. Ok, realizzazioni dell'ultimo minuto a parte, come sempre del resto, il percorso sulle gomme termina qui. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e mi raccomando, prima di andarvene non dimenticate di lasciare like al video e iscrivervi al canale, così non perderete neanche un... sì. Atto di esaurimento, tool Creep Studio Paint e ovviamente molto altro, tra cui sì, forse anche qualche mio atto di esaurimento, ma quelli sono dettagli. Ancora grazie e noi ci vediamo il mese prossimo. Alla prossima, gente. Ciao.